Molto bene. Allora, adesso vediamo una serie di esercizi non complicati, però interessanti. Cioè, noi vogliamo dimostrare che n alla seconda meno n è sempre pari. Qualunque sia n appartenente all'insieme dei numeri naturali. Adesso non lo diciamo più, ma stiamo lavorando con n che appartiene agli insiemi naturali anche per gli esercizi successivi. Allora, come si fa a dimostrare questo? Bene, allora prendiamo n al quadrato meno n, lo fattorizziamo, abbiamo capito che la fattorizzazione è una tecnica molto importante. Va bene? Quindi n si scrive come n-1. Allora, è chiaro che uno dei due deve essere pari e un pari per qualunque numero è pari. Quindi è dimostrato, diciamo, questo fatto qui. Va bene? Allora, adesso l'altro esercizio è questo, cioè n al cubo meno n è divisibile per 6. Bene, questo è il momento di fermare il video e procedere per conto tuo. Allora, come facciamo a dimostrare che è divisibile per 6? Allora, anche qui mi sembra opportuno scomporre in fattori. Questo si scompone con n-1, n più. Quindi, se vuoi, questo è il momento di fermare il video e procedere per conto. Allora, è chiaro che qui abbiamo tre fattori consecutivi, è chiaro che almeno uno deve essere pari. Quindi sicuramente 2 divide, diciamo, almeno uno di questi tre fattori. Va bene, adesso lo dobbiamo fare vedere è che 3 deve dividere almeno uno di questi fattori. Ora, ricordiamoci che tutti i numeri sono del tipo 3K, 3K più 1, 3K più 2. Ora, n-1, n più 1 sono tre numeri consecutivi, per cui uno di questi deve sicuramente essere divisibile per 3. Quindi, attenzione, noi abbiamo scoperto che 2 e 3 dividono e quindi alla fine comprendiamo che 6 deve dividere n al cubo meno n. Ok, ora complichiamo leggermente l'esercizio. Cioè dimostrare che n alla quinta meno n è divisibile per 30. Ok? Dobbiamo stare, diciamo, un pochino attenti. Allora, questo è il momento di fermare il video e procedere per conto tuo. Io direi a questo punto di fattorizzare il numero n alla quinta meno n, qui lo scriviamo come n alla quarta meno 1, che possiamo scriverlo come n al quadrato meno 1, che possiamo scriverlo come n al quadrato più 1, e quindi abbiamo n meno 1, n più 1, n al quadrato più 1. Bene, se vuoi questo è il momento di fermare il video e procedere per conto tuo. Ok, quindi. Allora, sicuramente almeno uno di questi, diciamo, quattro numeri deve essere pari, perché ce ne sono tre consecutivi. Quindi sicuramente 2 divide n meno divide n o n-1 o n più.
va bene? Ma poi anche il 3 deve dividere uno di questi 3. Perché? Perché sono tre numeri consecutivi. Quindi sostanzialmente abbiamo capito che 6 deve dividere questo numero. Adesso quello che noi dobbiamo dimostrare però è che 5 è in grado di dividere n alla quinta meno n. Allora uno dice, vabbè, niente, niente paura. Perché? Perché tutti i numeri si devono poter scrivere come 5k più 1, 5k più 2, 5k più 3, 5k più 4. Vabbè, ma quante tipologie di numeri ci sono? 1, 2, 3, 4, 5. E qui ci sono 4 numeri, quindi diciamo, non riusciamo da questa partizione a capire che 5 deve dividere n alla quinta meno n. Quindi questo è il momento di fermare il video e procedere per conto tuo. Ok. Allora, è chiaro che se n fosse uguale, fosse del tipo 5k, abbiamo dimostrato che 5 divide n alla quinta meno n. Quindi supponiamo che n sia del tipo 5k più 1. Allora, n meno 1 è del tipo 5k. Quindi sostanzialmente abbiamo concluso. Supponiamo adesso che n sia del tipo 5k più 2. Bene, se n è del tipo 5k più 2, andiamo a visitare il numero n al quadrato più 1. Allora abbiamo 5k più 2 al quadrato più 1. Dovrebbe essere abbastanza evidente che 5 divide questo numero. Lo si capisce bene una volta sviluppato quel quadrato. Dunque ci siamo. Supponiamo che n sia uguale a 5k più 4. Allora, permettetemi di andare qui e di scrivere 4. No, scusate, 5k più 3. Andiamo con ordine. Quindi permettetemi di scrivere qua 5k più 3. Allora, siccome 3 al quadrato è 9, anche qui, sviluppando il quadrato, comprendiamo che 5 divide questo numero. Quindi, sostanzialmente, ci è rimasto il caso in cui n è uguale a 5k più 4. Ora, attenzione, se andate a mettere al posto di n 5k più 4, spunta un 4 al quadrato, 16, 16 più 1, 17. E come si fa? Questo è il momento di fermare il video e procedere per conto tuo. Però, attenzione, c'è questo che ci dice che n più 1 è uguale a 5k più 5, quindi è del tipo 5k più 1, per cui è dimostrato che 5 divide n più 1. Allora, abbiamo dimostrato dunque che n alla quinta meno n è divisibile per 2, per 3, per 5, quindi è divisibile sicuramente per 30. Bene, vediamo adesso un altro esercizio interessante. Allora, l'esercizio è questo e dice se n è dispari, allora 8 divide n al quadrato meno 1. Bene, questo è il momento di fermare il video e procedere per conto. Allora, attenzione perché n si deve poter scrivere come 2k più 1, visto che è dispari. E quindi questo cosa significa? Significa che n al quadrato meno 1 non è nient'altro che 2k più 1 al quadrato meno 1. E quindi viene fuori 4
quadrato più 4k, che sicuramente è divisibile per 4, ma dobbiamo capire che è divisibile anche per 8. Perché? Perché questo numero, raccogliendo, ecco come la fattorizzazione sia uno strumento davvero fondamentale in aritmetica, raccogliendo viene fuori 4kk più 1. Allora, è chiaro che questo numero è divisibile per 4, che c'è questo fattore. Però poi qui vediamo che OK più 1 deve essere per forza pari, quindi è divisibile per 2. Allora, 8 divide sicuramente n al quadrato più n al quadrato meno 1. Bene, l'ultimo esercizio è questo. Poniamo che xy appartengano a z, supponiamo che il massimo comune divisore di xy sia uguale a 3, dimostrare che l'equazione x più y uguale a 3, naturalmente in z, scusate, dimostrare che l'equazione x più y uguale a 100, chiedo scusa, in z è impossibile. Allora, questo è il momento per fermare il video e procedere per conto tuo. Beh, la cosa è l'esercizio è abbastanza evidente. Perché? Perché il 3 deve dividere x, il 3 deve dividere y, allora il 3 deve dividere x più y, ma x più y uguale a 100 e 3 non divide 100. Va bene? Allora, attenzione che noi abbiamo nelle lezioni precedenti introdotto il massimo comune divisore, questa proprietà, cioè del fatto che se 3 se un numero divide x, un numero divide y, allora questo numero deve dividere anche la somma nella teoria della divisibilità. Questa proprietà non l'abbiamo enunciata, l'abbiamo data per scontato e non l'abbiamo nemmeno dimostrato. Sono delle proprietà talmente banali che riteniamo di non doverle né enunciare né dimostrare, perché sono patrimonio di tutti